Maria! Accidenti! Non lo voglio più vedere! E fate bene! Che vergogna, che vergogna! Su, su, cara, non fare così! Ma non ne vale la pena, gli uomini sono tutti uguali e quelli che non sono come gli altri sono peggio degli altri! Buongiorno, signor dottore, ben arrivato. Ma non siete in viaggio di nozze? No. E vostra moglie? Mia moglie? Beh. Buongiorno, signor dottore. È per voi. L'ha portata una signora. Quando? Un'ora fa. Ho avuto un guasto, la macchina proprio qui davanti. Mi servirebbe una lampada. Una lampada? Un fanale, un lume, una lanterna. Siate gentili. Una lanterna. Ci deve essere in qualche posto, ma non so dove. Aspettate un momento. Grazie. Pepe, Gino Dossi. Vostro figlio? Fratello. Già. Vi intendete di motori voi? Abbastanza. Meno male, così potrete aiutare Filippo. Ah, perché Filippo... È il mio autista. Ma allora? Sentite. Sono desolata di disturbarvi, ma non ho nessun altro sotto mano. Se volete farmi la cortesia. Va bene, andiamo. Ma la lanterna? Eccola. Andiamo. Con permesso. Prego. Mi permettete di rimediare ad una vostra dimenticanza? Cioè? Ecco fatto, grazie. Girolamo. Prego, signor... Dottor Franco Doss. Medico? Chimico. Ho capito, farmacista. Pillole, cartine, furghe... Fate voi. Voi, naturalmente, non fumate. Non fumo. E non bevete. Non bevo. Ma io sì. Pazienza. Sarà una cosa lunga? Speriamo di no. Ma se vi annoiate potete benissimo tornare a letto. Non dovete credervi obbligati. Mi domando scusa, ma mi credo obbligato. Siete in casa mia e devo tenervi compagnia. E allora discorriamo. Discorriamo, signorina. Di che cosa? Di quello che volete. Storia, geografia, pastorizia, navigazione aerea. Volete che vi dica come mi chiamo? No, signorina. Come credete? Siete celibe? Fidanzato. E voi siete piaciuta a una ragazza? È un bel fatto. Signorina, io sono timido, paziente, dolce, ma non dovreste abusarne. Niente da fare, signorina. Non è soltanto la spinta erogena, è tutto l'impianto elettrico che non va. Accidenti, come si fa? Ma che cosa ti occorre per riparare? Un miracolo. Ma allora non possiamo ripartire? Ah, non possiamo. Poco male, signorina, permettete, Rosetta Maggio. Fortunatissima, ma non c'è un officino, un'autorimessa in questo paese? Non c'è il paese. Beh, indicatemi l'albergo più vicino. È piuttosto lontano. 22 chilometri. Bisogna essere idioti per venire ad abitare qui. Non potevo prevedere. Posso almeno telefonare? Per telefonare bisogna andare in paese, ci sono 22 chilometri, qui tutto è lontano 22 chilometri. Filippo, vai, vai, no. Telefono a mio padre. A piedi ci vorranno 6 ore, se avessi una bicicletta... Abbiamo un tandem. Meno male, allora non c'è che una soluzione, dormirò qui. No, questo no, perché prima di tutto non ho posto, e poi perché non è conveniente che un uomo ospiti una signorina che non conosce. Giusto, scortese ma giusto. Volete almeno prestarmi una coperta? Una coperta? Sì, per non buscarmi un malanno. Se volete vi do un deposito di garanzia. Dormirò nell'automobile, visto e considerato che è il padrone di casa. Non lo permetterò mai. La foresteria non l'abbiamo, ma un letto sì. Quale? Il tuo. E io? Nel tuo laboratorio c'è un magnifico divano. Con le mole rotte. Una soluzione c'è. Dormirete nella prima camera e il poeta dormirà sul divano. No, 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 niente affatto, signore. Se c'è qualcuno che deve sacrificarsi è il padrone di casa. Esatto. Che diamine, elementare. Oh, dottore, guardate chi c'è. Cesare, come mai? Complimenti. Non penserai. Io lo penso, constato, ogni figura un fatto. Cosa intendete dire? Lo so io, e lo sa anche lui. Ah beh, se lo sapete voi. Cesare, ti giuro. Non giurare. Ma lascia che ti spieghi, avrò pure il diritto di difendermi. Tu hai un solo diritto, la tua liquidazione. Passa domani da casa. Mi licenzi. L'avessi fatto prima. Buonanotte, signorina. Arrivederci. Chi è? Mio suocero. È già arrivato. È andato via. Visite brevi. Anna, cara Anna, to. Te lo sei meritato, non dimenticherò mai quello che tu hai fatto per me. Sono tanto felice, lo devo a te. Sì, sì, va bene, ma ora esageri. Papà l'ha bevuto in pieno, sai, un capolavoro. Mi ha raccontato tutto, come è arrivato lui, come gli hai aperto tu, che cosa ha detto Franco, che cosa ha risposto l'altra donna. A proposito, non me l'avevi detto che avevi un aiutante? L'ho trovata sul posto. Vorresti dire che Franco ha una... No, poveretto. Se Dio vuole, di Franco non si parlerà più in casa mia. Papà ti crede la sua mano. Grazie, lusingatissimo. Benone, visto e preso. Chi lo sa perché? Oh, bravo. E stipendio? Un sacco di soldi. E nemmeno di questo so il perché. Beh, l'importante è che te li diano. Hai ragione, da un po' di tempo ho rinunciato a capire. La mia volontà non conta più. C'è un altro che decide per me. C'è il giorno in cui devo prendere gli schiaffi, c'è il giorno in cui devo perdere l'impiego, c'è quello in cui me ne danno un altro, tutto organizzato da quell'altro. Me lo sai dire perché questo signor Morando improvvisamente mi offre 100.000 lire l'anno? Perché conosce il tuo valore. Ma fammi piacere, perché gli sono stato raccomandato.
Stato, raccomandatissimo. Da chi? Dal mio Angelo Custode. Angelo Custode, bel titolo per una canzone. Lui tira un filo, io faccio così, ne tiro un altro e faccio così. E vivo nell'ansia di sapere che cosa mi succederà domani. Domani, domani. Intanto hai migliorato la tua posizione. Hai perso una donna che evidentemente non ti voleva bene, se no non ti avrebbe piantato così. Senza nemmeno avermi voluto ascoltare. Già, ma continui a rimpiangere. No, nessun rimpianto, un po' d'amarezza. Non me la meritavo, ma la lezione mi è servita. E allora, se provassi una volta tanto a sorridere, così a titolo d'esperimento. Non riuscirò mai. E questo è il guaio. Tu? Come mai qui? Volevo salutarti. Stai bene? Anch'io. Veramente toccava a te farti vivo, mi dovevi una spiegazione. Infatti ti ho telefonato 3 volte, ma la signorina non è in casa ed era la tua voce. Capirai dopo quello che era successo, poi sei con me, uno ci ripensa. Per conto mio preferisco non pensarci. Ah, bel laboratorio, migliore del nostro. I Morando fanno le cose in grande, ti trovi bene? Benissimo. Sei felice? Non è necessario. Ero sicura che un uomo come te non avrebbe tardato a trovare una sistemazione. E col tuo nuovo principale, vai d'accordo? È una persona a posto. E con sua figlia? Non la conosco. Ah, già, capisco. Tu hai messo un avviso sul giornale, i Morando cercavano un uomo come te, vi siete intesi. Che bella combinazione, che fortuna. Insomma, che cosa vuoi? Congratularmi con te e con Anna. Anna? Chi è Anna? Anna Morando, quella che tu non conosci. Viene spesso a trovarti. Questo non è un salotto. E questo non è un gingillo, ti prego. Oh, scusa. Arrivederci. Ti accompagno. Grazie. Ti ringrazio, Anna. Ti avevo chiesto un favore e me ne hai fatti 2. Più amica di così. Dovevo chiederti permesso. Figurati. O forse lo avevi condannata alla disoccupazione a vita. Poveraccio, era rimasta a spasso. E tu te lo sei messo in casa. Prego, in fabbrica. Ah, è una sfumatura. Del resto papà ne aveva bisogno. E tu gli hai fatto questo favore. E siccome la vera beneficenza si fa di nascosto, zitta. Dimmi, non sarei mica... Non ho mai ragionato così bene. Ma non è finita, sai? Ciao, cara. Guardaroba, dottor Dorsi. Io non mi pronuncio sul conto di Anna, ma dopo quanto è successo capirai che... Ti capisco. Non puoi negare che è inaudito. Hai perfettamente ragione. Tu dirai apparenze, ma purtroppo nel mio mondo le apparenze contano. Mezza città ha visto. L'altra metà lo saprà domani. Per quanto Anna possa giustificarsi, spiegare, nessuno le crederà. Si crede. Beh, non mi dici niente. Come mi trovi? Cambiato, dottore, cambiato. In meglio? Oddio. E vi trattenete molto? Non lo so, non faccio più programmi. Dipende, per ora sono in ferie. Non aprire! Ferie! Non ci siamo per nessuno! Non sarà il signor Gino. Non ci sono nemmeno per lui! Ferie! Buttano giù la porta. Ed entrano lo stesso. Meglio aprire. Voi, finalmente, dov'è il vostro padrone? Andate, non c'è perché. Guarda che si vede! Girolamo! Buonasera. Siete venuti a scusarvi? No, a pregarvi di un favore. Accomodatevi. No, grazie. Allora avanzo io. Voi dovete venire subito da mio padre. Mi dispiace, ma sono in ferie. Come impiegato, forse, ma non come gentiluomo. Anche come gentiluomo, permettete? Grazie. Scusate se insisto, ma le conseguenze del vostro... Bacio? Sono state molto gravi, tutti credono che tra noi due... Già. Anche mio padre, anche il mio fidanzato. Naturale, come la mia fidanzata e suo padre. Siamo pari, vi siete vendicato, ma ammetterete che non è la stessa cosa, perché io sono una donna. E io un uomo, un povero uomo. Appunto, c'è una bella differenza. E per questa piccola differenza dovrei interrompere il mio meritato riposo, no? Ma vi rendete conto? No, scusate, io continuo, se volete aspettare. Che io abbia finito di mangiare le mie vacanze, forse potrei acconsentire. Sì, tra una settimana o due, ci sta così bene qui. Se volete approfittare della mia ospitalità senza complimenti, dovreste ricordarvi che non vi ho fatto soltanto del male. L'impiego ha pure la sua importanza, se non altro come prova del mio pentimento. Mentre voi, io non posso offrirvi nessun impiego. D'altra parte, nessuno mi impedisce di licenziarmi. Già fatto. Benissimo, la cosa riguarda il mio legale, sarà un'elegante questione giuridica. È un ricatto invece. No, dottore, non sperate di cavarvela così. Se credete che io sia disposta a passare davanti agli occhi di tutti per la vostra innamorata, peggio. Questo può lusingare voi, ma io non ci tengo affatto. Se non verrete con le buone, ricorrerete alla forza, provate. Ah, no! Questo è troppo! Lasciatemi! Lasciatemi! Vigliacco! Lasciatemi! Lasciatemi! Vigliacco! Vigliacco! Le provette. Bottiglione. Allora, lasciate il tavolo. Il portafale. Ecco, ha finito. Il portacenere. E adesso cosa farà? Spazzerà i cocci. Io vado a dormire, guai a te se apri quella porta. Buonanotte. Buonanotte. Ma non volete lasciarmi qui al buio tutta la notte? L'interruttore a destra della porta. Ma che serve, ho rotto anche la lampada. Aprite la finestra, c'è la luna. Al divano capovolto diventa un letto, buonanotte.
Fatemi a dormire, spengo io. Dottore, vi prego di ascoltarmi un momento. Voi non volete aiutarmi, va bene, siete nel vostro diritto. E con questo? Vi siete mai chiesto per quale ragione una mattina mi sono messo un velo e sono voluta schiaffeggiarvi? Una ragione ci deve essere, perché io sarò una criminale, ma non sono una pazza. Ma? Io non vi conoscevo, non vi avevate fatto nulla di male. Perché l'ho fatto? Lo volete sapere da me? No, dottore, voglio dirvelo io, è l'ultima volta che ci vediamo. Ma l'avrete mica fatto? Per bontà d'animo. Bella faccia tosta. Sì, per bontà d'animo si può anche fare una cattivazione. Bianca Maria non vi amava, era disperata perché doveva sposarvi e si è rivolta a me. Si è rivolta a voi? Non volete mica dire che è stata lei? Sì, lei. Un momento. Venite. Accomodatevi. Sedete. Bevete. Dicevate? Mi ha chiesto aiuto, piangeva. Voi non l'avete mai vista piangere quella lì. Oh, Anna, non so come fare. Sono disperata. Non posso sposare quell'uomo. Sarò infelice per tutta la vita. Ti supplico, Anna, aiutami. Non la finiva più. E allora? Avanti. Vi ho detto tutto. Bianca Maria, ma perché sei lecito? Voleva bene un altro che poi l'ha piantata. Questo mi fa piacere. È un favore che mi è costato caro. Bianca Maria mi ha dimostrato tutta la sua gratitudine. Il mio fidanzamento è finito come il vostro e non parliamo della mia reputazione. Tutto questo per aver voluto fare una buona azione. Una buona azione? Ma non avete pensato che ci andava di mezzo povero uomo? Non ci ho pensato, non vi conoscevo. Bianca Maria vi aveva descritto come un uomo antipatico, odioso, insopportabile. Se vi avessi conosciuto non mi sarei prestata, non avrei avuto il coraggio. L'ho capito dopo tutto il male che avevo fatto, quando vi ho visto qui avvilito, disperato, quando mi avete detto grazie e mi avete chiesto se ero contenta. Ma no, sapete, voi sì che eravate contento stasera, cantavate, ma io avevo un rimorso grosso così. Ho cercato di fare quello che potevo per riparare, credevo che questa almeno mi valesse qualche cosa. Ancora voi? Ma se non sbaglio vi ho licenziato. Sì, va bene, ma questo viene dopo. Devo dirvi che avevate ragione. Quell'uomo non è degno di vostra figlia. E ditelo a lei. Gliel'ho detto, non sono fatti l'uno per l'altro. Lei è così piena di cuore, lui senza sangue nelle vene. No, signor Morando, unire questi due esseri sarebbe una mostruosità. Come padre voi avete il dovere... Calma, calma, giovanotto. E tu? È d'accordo. Soltanto io le devo sempre una riparazione. Signor Morando, vi chiedo la mano di vostra figlia. Eh? Ah, per conto mio. Un momento, papà. Ricordate quello che avete detto poco fa? Era inutile. Non ho cambiato idea.